Oggi vi farò vedere la color del mio short film. Ho creato due nodi per il Color Space Transform, uno all'inizio, uno al penultimo. Un nodo di contrasto con una curva ad S, molto abbassata sugli alti. Un nodo di esposizione, sono andato a giocare sulle Primaries Color Wheels, temperatura l'ho messa un po' a freddo e ho abbassato il gain, più ho alzato il gamma di 0,7 e più ho alzato il lift di 0,03. Sono andato a creare tre parallel node. Il primo sono andato nell'HDR, nelle Color Wheels, per alzare un po' le ombre. Sul Dark l'ho alzato di 0,63, mentre sulle ombre l'ho abbassato di meno 70. Sulla luce di meno 39, poi mi sono creato un look sempre nell'HDR. Sono andato a abbassare i neri, gli scuri, dark, di un stop. Invece la luce l'ho abbassata di 0,18 e portata un po' più a caldo. Poi ho creato una maschera in questa parte qui per alzare un po' le ombre. E una maschera invertita, sempre per alzare leggermente le ombre. Infine sono andato negli effetti glow e ho creato sto nodo qua. Il shine threshold a 0,42, lo spread a 0,15, ho messo un color filter con una luce un po' più calda, soft light, e ho giocato con il Brian Rager Recovery. Quindi possiamo vedere log con i due nodi di Color Space Transform, contrasto, esposizione, ombre, maschere, look, infine glow, before, after, before.